Onestamente no, ma credo che possa essere bene per non, come dire, non prendere vizi già da questa serie, non essere influenzati dalle serie precedenti. No, onestamente no. Una grande scommessa, un prodotto a suo modo, tutto nuovo, nuovo, ed è uno dei motivi per cui ho accettato di interpretare questo personaggio, perché credo che sia una cosa nuova, appunto, non solo per la Rai, ma insomma per il mercato italiano, questa tipologia di serialità così lunga che è a cavallo tra una fiction e una soap, perché direi che è un po' un ibrido in questo senso, anche come taglio di minutaggio, insomma, 40 minuti per una soap sarebbero molti, sarebbero pochi per una fiction. Ma no, io sono abituato alle lunghe serialità, insomma, ormai sono quasi 20 anni che faccio questo lavoro e ho interpretato personaggi appunto di lunghe serialità spesso, quindi non mi spaventa quello, assolutamente, anzi credo che sia un valore aggiunto, crea molta affezione nel pubblico. Eh beh, un ritorno, perché in realtà siamo già stati su Rai 1 però un bel po' di tempo fa. Sono prodotti chiaramente di intrattenimento che devono anche un pochino far rilassare, no? Quindi secondo me è un prodotto di grande speranza, nel senso che erano gli anni del boom economico e quindi la speranza era una cosa ancora molto 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 viva, adesso un po' meno. No, non siamo pessimisti, dai, però insomma vorrei essere nato sicuramente e aver vissuto i favolosi anni 60, credo un po' come tutti. Grazie a voi.